Enti di formazione ed agenzie per il lavoro a Ponte Cagnano Faiano per 3 giorni fino al 13 aprile per la prima edizione della Borsa Mediterranea della Formazione e Lavoro. Ad ospitare l'iniziativa, promossa dal Centro Studi Super Sud ed organizzata dal gruppo Stratego, l'ex tabacchificio Centola. Apertura riservata ad una tavola rotonda sulle tematiche legate alla formazione e lavoro, prima di dare spazio a seminari e convegni con la partecipazione anche di aziende ed università. Focus inoltre sugli incentivi alle imprese per la crescita e l'occupazione e sul piano di assunzioni nella pubblica amministrazione della regione Campania. Tra le particolarità della borsa anche un hackathon, una sfida tra studenti degli istituti superiori e dell'Università di Salerno, Talent for Business. Ad essere coinvolte le scuole Galilei di Palo, Focaccia, Santa Caterina da Siena Mendola e Genovesi da Vinci di Salerno. Noi parliamo di industria 4.0, parliamo di, come dire, di nuove professioni che non sono, fino a qualche anno fa non erano presenti, non c'erano, ma quindi dobbiamo pensare sia a quelli che si devono inserire nel mondo del lavoro e devono essere formati, ma dobbiamo pensare anche a quelli che già lavorano e che hanno bisogno di riqualificare le proprie professioni per mantenere il proprio posto di lavoro e dare quella spinta competitiva all'azienda per la quale lavorano. Non si guarda solo ai giovani? No, assolutamente no. Io invito tutti ad andare sul sito borsaformazionelavoro.it perché lì c'è il programma dei seminari e degli eventi dove noi abbiamo dei focus sia dedicati agli imprenditori, sia dedicati quindi alle aziende che dedicate ai giovanissimi, quelli che hanno già fatto un'esperienza, voglio dire, formativa e magari vogliono cercare di qualificarsi e quindi trovare nuove strade, ma anche a chi in qualche modo vuole abbracciare nuove professioni che in questo momento il mercato chiede. A sostenere la Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro anche il comune di Ponte Cagnano Faiano, che nell'area dell'ex tabacchificio Centola sta puntando da tempo con l'obiettivo di creare un vero e proprio polo fieristico. Stiamo continuamente, settimanalmente, ospitando eventi di caratura nazionale. Questo della Borsa Mediterranea del Lavoro e della Formazione sarà un evento straordinario dove coinvolgerà tutti i cittadini, in generale soprattutto i più giovani, i ragazzi, e darà un approccio completamente diverso proprio al mondo del lavoro. Una voglia e si cercherà di rafforzare e di portare avanti un concetto proprio di cultura del lavoro, di voglia di ricercare, di formarsi, di specializzarsi. E quindi un avvicinamento tra la scuola, tra il mondo, diciamo, della scuola, dell'università e poi quelle che effettivamente sono le richieste degli imprenditori e del mercato del lavoro. È una zona straordinaria questa, il Centola sarà completamente ripreso e c'è necessità appunto di creare un polo fieristico di eventi di questa portata, di qualità, che possano essere appunto riferimento dell'intera provincia di Salerno e di tutta la regione Campania.